ai fini della creazione del rapporto Nexus non devono tener conto del trattamento contabile e fiscale di questi costi, perché io devo guardare l'effettivo costo sostenuto dal contribuente per l'effettuazione della ricerca. Ricordiamoci che il faro che ci illumina è l'action file che vuole dare il beneficio a chi fa la ricerca, e guardare il suo costo effettivamente sostenuto e totalmente sostenuto. Quindi i motivi di capitalizzazione o di ammortamento non hanno pregio nella costruzione del rapporto Nexus, ma devo individuare un periodo di imposte in cui io ho sostenuto quel costo. Abbiamo ritenuto il criterio più oggettivo e di facile applicazione possibile quello della competenza previsto dall'articolo 109,2 del testo unico delle imposte sui redditi, che anche per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali per la determinazione del loro reddito può essere un valido faro che illumina e guida nella determinazione del rapporto Nexus. Quindi i costi che vanno in questo rapporto vanno imputati ad un determinato periodo di imposta applicando le regole dell'articolo 109, quindi la consegna del bene materiale, la stipula per il bene soggetto a registrazione, ovvero l'ultimazione del servizio, appunto per i servizi. Scusa, quindi per il bene ammortizzabile va imputato al denominatore del rapporto con i criteri della consegna o spedizione, quindi non per quota d'ammortamento. Il bene ammortizzabile entra nel rapporto Nexus, a seconda che vada al numeratore o al denominatore da valutare, nel momento in cui si considera sostenuto il costo consegnato o spedito ai sensi del 109, ma e ci va per l'intero importo, anche se viene ammortizzato poi per gli anni previsti dal piano di ammortamento. Mi permettete di mettere una milestones? Quando parlate di Nexus fate queste valutazioni e quindi non tenete conto della dimensione fiscale dei componenti. Quando invece parliamo della determinazione del reddito agevolabile tornate nel comodo mondo del fisco e quindi no, farete tutte le variazioni in aumento e in diminuzione, allora lì conteranno gli ammortamenti, ma lì conteranno anche le rivalutazioni. Avessimo messo le rivalutazioni fatte in caso di operazione straordinaria all'interno del Nexus avremmo sensibilmente alterato quel rapporto. Ma di quelle però vi dovrete ricordare nel momento in cui determinate il reddito. Prima di passare la parola a Giuliano, come avevo promesso, so che ci sono delle curiosità del professor Sepio, quindi sempre su questo tema, no, di come si calcola il contributo, quindi farei anticipare a lui le sue riflessioni, i suoi stimoli. Grazie Annibale. Sul contributo economico sicuramente occorre fare qualche riflessione preliminare, no? Quindi poi ovviamente l'analisi preliminare poi sta alla base della decisione se affrontare o meno il percorso di cui si parlava prima. È ovvio che se ci troviamo di fronte ad utilizzo indiretto abbiamo già dei parametri di riferimento che sono i canoni che vengono corrisposti, poi il contribuente può scegliere se optare per il ruling o meno. Ovviamente già in un precedente intervento l'agenzia ha anche sottolineato come in questa ipotesi ovviamente non c'è un'ipotesi di TP interno, però potrebbe esserci un'ipotesi di antieconomicità, quindi pure lì ovviamente la valutazione che deve fare il contribuente è capire che margine c'è in termini di certezza o di incertezza e quindi poi propendere o meno per il ruling anche per coprire, no, eventuali possibili contestazioni. E il problema appunto si pone con riferimento al contributo economico diretto. Ovviamente qui sappiamo che bisogna in qualche modo valutare l'esistenza di un ramo aziendale partendo dal bene immateriale, quindi immaginarlo all'interno di un ipotetico ramo aziendale e poi chiederci, no, quanto pagherebbe un soggetto terzo per l'utilizzo di questo ramo aziendale che contiene in sé l'intangible. Dopodiché ovviamente si tratta di capire, e uno degli aspetti importanti è anche questo, no? Perché dalla relazione di accompagnamento sembrerebbe vincersi un criterio standardizzato, cioè io devo estrapolare questo bene immateriale, immaginarlo in un'azienda e chiedermi quant'è che paga sul regime di libero mercato il terzo. Però io posso anche immaginare un'ipotesi in cui abbiamo un'impresa che decide di utilizzare in proprio perché quel bene immateriale riesce a dargli un coefficiente di redditività più alto grazie alle potenzialità inside proprio nell'azienda che ha prodotto il bene. Allora su questo, siccome il decreto ovviamente non specifica, ma la relazione di accompagnamento a mio avviso potrebbe creare qualche equivoco, potrebbe essere importante chiarire in che misura poi questa azienda può valutare il maggior reddito prodotto proprio grazie alle potenzialità insite nell'azienda medesima.
Ovviamente poi nel calcolo su questo c'è da considerare pure le somme derivanti dal risarcimento, perché chiaramente associamo tutte le componenti positive di reddito, pure lì da distinguere lucro cessante e danno emergente, ovviamente se si tratta di una transazione tra parti private e ci collochiamo all'interno di questo regime, sarà importante andare a precisare la differenza tra danno emergente e lucro cessante, proprio perché il lucro cessante va a sostituire sostanzialmente quella redditività. Dall'altra è importante anche chiarire un aspetto di rilievo che riguarda appunto le plusvalenze, no? Quindi in che misura poi possono concorrere alla determinazione del contributo economico, perché posso pure immaginare, no, l'ipotesi di un'impresa che anziché sfruttare il bene immateriale, anziché concederlo a terzi, fa il proprio business, no, attraverso la cessione del bene immateriale che produce, realizzando continuamente ovviamente le plusvalenze anziché porci il problema delle royalties, no, o del canone. Pure questo, diciamo, è un aspetto su cui vale la pena, insomma, soffermarci. Tanto mi fermo su questi tre aspetti, poi d'accordo. Mi riservo. Allora, mi pare poi il tema che poni è quello che in maniera più nobile nel documento dell'OIV viene detto, trattato come esistenza della licenza attiva e della licenza passiva per lo sfruttamento, non nel caso della royalties, il quale consideriamo. Ma su questo, per fortuna, esiste Giuliano Donadio. Sì, dovremmo replicarne tante, perché visto il numero delle stanze, chiaramente non basterà Giuliano Donatelli, saranno tanti Giuliani Donatelli un po' in tutto il territorio. Volevo togliere nulla a chi con lui in tutta l'agenzia e anche sul territorio. Sì. No, a parte gli scherzi, niente, in circolare, finalmente abbiamo la data che è quella del 7 aprile 2016, il numero ancora mi sfugge, infatti l'ho chiesto a Gaetano se ne era a conoscenza, ma neanche lui lo conosceva, da breve lo sapremo. Comunque abbiamo risolto tante questioni, un po' dubbie, tante sono state sollevate nel corso dei precedenti incontri, quindi un po' abbiamo cercato di farne buon uso e dare dei chiarimenti in questa circolare. Alcuni ancora emergono, vedo con piacere, ce ne saranno tanti altri, anche perché poi chiaramente lavorandoci verranno fuori casi particolari e particolarissimi, come già sono venuti fuori in qualche incontro. Però diciamo che questa circolare, che si compone di 97 pagine, se non ricordo male, di cui una seconda parte... Non c'è bisogno di leggere. Sì, sì. Sì, una seconda parte tra l'altro in cui ci sono proprio delle risposte a quesiti che erano stati presentati in occasione di quei due incontri, quindi proprio per dargli un taglio pratico, insomma, abbiamo dato, credo, delle risposte a tante questioni dubbie. La prima questione dubbia riguardo alla componente reddito agevolabile, perché come ha spiegato bene prima il dottor Scala, il mondo patent si compone di tre grandezze. Cioè l'individuazione, a cui insomma faceva un cenno il dottor Marcallini, il reddito agevolabile, il nexus. Queste sono le tre componenti vive del mondo patent. Per quanto riguarda il reddito agevolabile, che poi sarà di fatto l'oggetto dell'accordo, perché come abbiamo chiarito in circolare, l'accordo verterà sulla determinazione del reddito agevolabile ed in particolare sui criteri e metodi di determinazione del reddito agevolabile, quindi non sul nexus né in maniera ridotta, come giustamente il direttore Dodero ha affermato, nel momento in cui c'è una dichiarazione di resa in cui si attesta l'esistenza di un know-how piuttosto che di altro intangibile, chiaramente abbiamo un po' le armi spuntate, ma comunque è anche in linea col discorso del cambiaverso che in qualche modo l'agenzia si sta approcciando in questi ultimi anni, quindi se c'è un'attestazione chiaramente il problema diverso sarà verificare il contributo economico piuttosto il reddito di questo intangibile, però è dato in qualche modo come certo l'esistenza di un intangibile dalla dichiarazione resa dal contribuente. Sul nexus fracio abbiamo in qualche modo preferito anche questo per motivi sicuramente di velocizzare la procedura, perché chiaramente visto il numero delle stanze era impensabile poter in qualche modo provare a formalizzare l'intero percorso, cioè a condividere l'intero percorso. Un po' ripeto, anche in questo caso, proprio coerentemente al cambio verso e alla logica di collaborazione che deve spingere contribuente e in
qualche modo le istituzioni. Quindi se il Nexus in qualche modo, abbiamo dato delle, tanti chiarimenti in circolare, la direzione centrale normativa in questo caso si è veramente spesa tantissimo, dovremmo in qualche modo avere una sorta di certezza sul fatto che, essendo costi nell'azienda, se sono stati in qualche modo ben tracciati o verranno in qualche modo ben tracciati, non dovrebbe esserci nessun problema nel giungere a un ipotetico accordo. Quindi anche per questo motivo, proprio per cercare di velocizzare la procedura, è stato estrapolato dall'accordo ed invece ci è concentrati proprio sulla parte centrale del mondo patent, che è la determinazione del reddito agevolabile. Quello sarà oggetto di accordo, ripeto, criteri e metodi della determinazione del reddito agevolabile. Molta enfasi, tanto è stato speso sul contributo diretto, chiaramente un po' perché è lì che in qualche modo è obbligatorio presentare il ruling, quindi chiaramente il 98% delle istanze, delle 4.500, sono riferite al contributo diretto, quindi soltanto una minima parte è stato oggetto di ruling facoltativo del contributo indiretto. Però la prima cosa importante che abbiamo chiarito in circolare è che da un punto di vista sistematico e metodologico non poteva essere diverso il reddito agevolabile determinato nel contributo diretto e il reddito agevolabile determinato nel contributo indiretto. Avremmo creato delle asimmetrie al sistema che non è possibile in qualche modo concepire, perché andremo a penalizzare o ad avvantaggiare un soggetto che utilizza direttamente gli intangibili nell'impresa rispetto a un soggetto che li concede in uso a terzi. Quindi la prima asimmetria che abbiamo dovuto in qualche modo chiarire e cancellare è questa, perché il problema era un po' nato dal wording utilizzato nel DM nell'articolo 7, dove veniva parlato di contributo economico in caso di utilizzo diretto e di differenza tra canoni e costi diretti ed indiretti nell'utilizzo indiretto. Quindi qualcuno, insomma, aveva ipotizzato a delle diversità che, ripeto, diversità che non possono in nessun modo sussistere, perché andremo in qualche modo ad avvantaggiare o penalizzare qualcuno a seconda dell'utilizzo che fa dei beni tangibili. Quindi, affermato questo principio, che si tratta sempre di reddito agevolabile, ci torna utile affermare anche tutta un'altra serie di principi, perché ad esempio, sempre nell'articolo 7,2, nel caso dell'utilizzo indiretto era ben chiarito che i costi diretti ed indiretti andavano sottratti in qualche modo al canone dato in concessione a terzi. Quindi era nato il problema se nell'utilizzo diretto in qualche modo erano solo i costi diretti che dovevano essere indicati o quali costi indiretti dovevano essere indicati, e nel momento in cui abbiamo assunto che sono la stessa cosa, quindi parliamo di reddito agevolabile, chiaramente anche nell'utilizzo diretto i costi diretti ed indiretti connessi al bene immateriale, allo sfruttamento del bene immateriale, devono essere considerati. Quindi questo è un altro passaggio fondamentale che abbiamo in qualche modo evidenziato nella circolare. Tutti i costi, sia diretti che indiretti, vanno considerati per la determinazione del famoso ramo d'azienda autonomo di cui parlava prima il professore. Quindi ora, scendendo nello specifico invece, nelle complessità e nelle particolarità dell'utilizzo diretto, ecco, la complessità nell'utilizzo diretto è data dal fatto che non abbiamo nessuna componente positiva esterna esplicitata, quindi è in qualche modo inglobata nel prezzo di vendita dei beni o nella prestazione dei servizi che viene resa da parte dell'impresa. Quindi è proprio questo lavoro di estrapolazione di quel valore dalla componente positiva che manca invece nell'utilizzo che invece è presente ed è ben estrapolata nell'utilizzo indiretto, che fa nascere qualche problema nella determinazione di questo valore, a cui poi andrà sottratto tutti i componenti negativi, diretti ed indiretti. Quindi, come abbiamo precisato anche in questo caso in circolare in modo netto, che il metodo principe da utilizzare è il CAP. Perché in qualche modo il CAP è un metodo particolarmente interessante in questo tipo di transazioni? Perché chiaramente ci permette di estrapolare, di arrivare direttamente alla componente positiva che ci manca in qualche modo. Quindi, facendo riferimento al comportamento che terzi indipendenti hanno sul mercato, veniamo in qualche modo a ricercare la parte attiva, la componente positiva di reddito, a cui poi andare a sottrarre i costi diretti ed indiretti presenti in azienda. Quindi in effetti andremo
proprio a creare una simmetria perfetta tra chi li utilizza direttamente e chi invece ne fa un utilizzo indiretto. Quindi per questo è il metodo preferibile in assoluto. Chiaramente sappiamo dall'esperienza che spesso mancano dei comparabili, perché nel caso di utilizzo, nel caso di CAP interno è il sogno di tutti, infatti speriamo di averne tanti, perché chiaramente nel momento in cui